comincia questa nuova settimana che praticamente ci farà vivere in silenzio stampa questo Lecce Pavia che si giocherà sabato sera allo stadio Via del Mare alle ore 20:30 in anticipo. Un silenzio stampa che forse ci voleva, perché l'ambiente giallorosso, la sensazione che ha dato è che non è sereno, lo spogliatoio non sta riuscendo a trovare, diciamo, il punto della situazione, perché si veniva da una splendida vittoria per 5-0 contro il Lumezzane, poi la bella partita in Coppa Italia contro il Latina, domenica contro il Portogruaro si sono evidenziate alcune lacune, forse a livello mentale, che stanno iniziando a fare preoccupare i tifosi giallorossi. Lecce in silenzio stampa, pianeta Lecce non lo è, e oggi parleremo, insomma, dell'evolversi di questa situazione in casa giallorossa con due ospiti importanti ed d'eccezione. Il primo è inutile presentarlo, Luca Renna, ex allenatore del Nardò ma anche tecnico del settore giovanile del Lecce per molti e molti anni. Ciao mister. Ciao, buonasera, grazie dell'invito. E poi abbiamo un tifoso leccese ma anche un personaggio importante nel mondo salentino, poi ne parleremo, perché domenica ci sarà il campionato nazionale di Dama in diretta poi su Pianeta Lecce. Matteo Dell'Erba, vicepresidente della SD Dama Lecce. Ciao Matteo. Ciao. Allora, prima di iniziare a leggere i messaggi che stanno arrivando a raffica, volevo, diciamo così, fare il punto della situazione con un tecnico che di calcio ne sa e come, Luca Renna. Allora, mister, è una situazione un po' particolare quella che si sta vedendo in casa Lecce, o ci stiamo allarmando troppo un po' tutti? Beh, sicuramente aver pareggiato una partita che alla vigilia poteva considerarsi abbastanza abbordabile ha avuto delle ripercussioni soprattutto a livello di classifica, perché il Trapani è riuscito a vincere una partita peraltro anche abbastanza scontata. Però sicuramente l'ambiente in questo momento è abbastanza effervescente, perché anche la prestazione non è stata proprio delle migliori e quindi c'è qualche preoccupazione, peraltro legittima, perché certo, il Lecce rappresenta la squadra con il, oltre alla grande qualità tecnica, la squadra che avrebbe dovuto stracciare il campionato viste le i nomi, no? I nomi, ma soprattutto l'inizio importante. Qualche situazione sicuramente non prevista si è venuta a verificare, quindi è difficile in questo momento, se non si è tutti quanti compatti, riuscire a venire fuori. E quindi quella di domenica rappresenta una partita determinante, perché bisognerebbe abbandonare qualsiasi tipo di polemica, qualsiasi tipo di manifestazione di, qualcuno ha detto anche di disgusto sulla prestazione, però bisogna abbandonarla per cercare di essere compatti e cercare di vincere la partita contro il Pavia, che rappresenta una delle partite più importanti in questo momento. Ma il silenzio stampa è giusto in questo momento? Ma penso di sì, se reputano importante che non vengano esternate situazioni di disagio o situazioni che possano compromettere un po' la stabilità dell'ambiente, sicuramente sì. Poi quando la proprietà decide qualcosa deve andare per forza bene, questa per forza è la via. Per anche forza. Perché non è che le dichiarazioni che sono state seguite alla partita di la partita col Portogruaro siano state proprio l'emblema della tranquillità e della serenità, no? È vero, è vero. Allora, tu invece, Matteo, che impressione ti sta dando questo Lecce di Antonio Toma? Un Lecce che va a scatti? Nel sì, senso, emozioni con il Lumezzane, serenità con il Portogruaro, con il Latina, ma poi nel momento più bello arriva lo stop con il Portogruaro e quindi il sorpasso del Trapani. Tu come la vedi questa situazione? Si pensava di vincere facile magari a Portogruaro e invece è arrivato una squadra ostica che ha imposto il pareggio con una squadra quadrata che praticamente non ha fatto attaccare mai il Lecce e quindi ci si aspettava sicuramente un'altra prestazione da parte del Lecce, una vittoria, sicuramente una vittoria come aveva detto Toma, e invece non è arrivata e quindi il Trapani ora ci ha sorpassato e ha sicuramente un vantaggio per il rush finale.
Eh sì, perché il Trapani a Matteo ha una partita in più da giocare, però quella partita in più forse ce la ritroviamo, diciamo, nel momento importante, insomma, della stagione per tre formazioni, no? Il Lecce, il Sud Tirol e il Trapani, perché quando il Lecce riposerà ci sarà, diciamo così, il big match della giornata Sud Tirol Trapani. Forse lì si inizierà a capire il futuro di tutte e tre le squadre, diciamo più di Trapani e di Lecce. Ma prima di arrivare a quello scontro ci sono altre partite da dover disputare. In questo momento nessuna partita è facile, prova ne è che lo stesso Trapani ha dovuto sudare per vincere con la Trizium, quindi non è stato facile. E tenendo presente che la domenica precedente lo stesso Portogruaro aveva impattato proprio a Trapani. C'è. Quindi diciamo che squadre così, materasso, squadre, se si escludono un po' la Trizium e il Treviso, per il resto non ce ne dovrebbero essere, ognuno dovrà cercare di dare il massimo e lottare fino alla fine, cercando di trovare anche forze ed energie fino a quel momento magari sconosciute. Quindi questo io non credo che sia importante, importantissimo sarà sicuramente lo scontro diretto, ma è questa di domenica prossima la partita determinante, perché non vincere domenica potrebbe risultare determinante ai fini del proseguo del campionato. È devastante. Allora, iniziamo a leggere un po' di messaggi, perché ne stanno arrivando, come ho detto in precedenza, a raffica. C'è il primo che ci chiede, ed eccolo qui, Federico: che percentuale viene data alla promozione diretta del nostro Lecce? Tu, Matteo, che cosa ne pensi? Che percentuale dai per questo primo posto che è un po' difficile da agguantare, no? Vedendo come va il Trapani. 50%, dai, sono ottimista. Mister, che percentuale diamo per questo primo posto a Lecce? Io credo che ancora il 60% sia nostro. Ok, allora c'è Giallo Red che ci scrive: volevo chiedere a Renna se non fosse il caso di dare un po' di giornate di riposo a Tomi. Non lo vedo sereno e al top. Beh, in effetti la giornata di riposo gliel'avevano data, perché stava partendo sì, dalla panchina, penso. Quindi di conseguenza, nelle intenzioni, purtroppo strada facendo qualche situazione è venuta a crearsi, qualche infortunio, e quindi Tom ha deciso di reinserirlo, ma io non vorrei che si pensasse che la sciagura del Lecce sia Tomi. Assolutamente. Sarebbe ingeneroso nei confronti del ragazzo, sebbene magari abbia potuto commettere qualche errore, però ci può stare, è tutta la squadra che penso non si è riuscita ad esprimere al massimo quello che sono le qualità insite in questa squadra. Ultra Lecce senza padroni, la società ha dato legittimo per tenersi Tomi e ha preso Fatic. Per me legittimo è 100.000 volte meglio di tutti e due. Lei che ha allenato nel settore giovanile del Lecce, quindi è riferito a mister Renna, che idea ha sul legittimo? Era il caso di trattenerlo? Ecco, ma, legittimo lo ha sì, seguito, ha avuto modo di sì, seguirlo, no? L'ho portato anche in nazionale. Quelle sono scelte della società e dell'allenatore, sono scelte che sulle quali possiamo stare qui a discutere tanto tempo e non avere mai la controprova. E purtroppo il calcio è quello, si fanno determinate scelte. E anche io ricordo anche le manifestazioni di disappunto nei confronti di Ferrario, che poi dopo alla fine invece adesso si stanno ricredendo un po' tutti, perché il ragazzo sta dando prova di grande maturità e attaccamento. Ma legittimo è meglio di Tomi? Ma tecnicamente, cioè da quello che ha visto non il campo lo so, con penso Tomi che e da come conosce Legittimo, siano due ragazzi che possano essere, che possano avere le stesse qualità. E Legittimo magari lo conosciamo meglio, quest'anno abbiamo la possibilità di conoscere Tomi, e in questo momento magari qualche episodio contrario ci sta dando un'idea un po' differente da quelle che potevano essere all'inizio le aspettative. Anche perché poi quello che si domandano i tifosi, e penso che te lo sarei domandato pure tu, è come mai cedere Legittimo a gennaio, lasciando, diciamo così, da solo Tomi? Perché sì, è arrivato Fatic, ma lo abbiamo visto praticamente all'opera contro il Latina, ma c'è ancora, da quello che ci riferisce lo staff sanitario del Lecce, c'è ancora da aspettare un paio di settimane altre per vederlo proprio al top. E forse si pensava è troppo solo, insomma, Tomi è stato lasciato solo. Forse si pensava di recuperare prima Fatic e quindi di utilizzare Fatic
E poi c'è stato anche in prova un altro giocatore che poi è stato scartato. Travner. Per la lingua. Per la lingua, questa è... questo... quindi sì, è l'unico terzino adesso che abbiamo disponibile. Tomi è purtroppo legittimo, forse aveva caratteristiche diverse, più difensive, no? Più difensive. Tomi, infatti, ha giocato con Latina più avanti e ha fatto una buona prestazione, tutto sommato, rispetto a quando gioca più arretrato come sulla linea di difesa. Quindi io penso che dobbiamo recuperare Fatic per vedere come Fatic all'opera. Il Fatic visto contro il Latina ha fatto... No, io non ho avuto la possibilità di poterlo vedere, quindi non posso esprimere nessun tipo di giudizio, però le credenziali sono... positive. Sì, ha giocato una buona partita secondo me con il Latina Fatic, anche se si vedeva che non era proprio negli schemi di Toma, ho visto fargli qualche lancio di troppo forse, certo. Però si è visto di buone qualità, speriamo di recuperarlo presto. Il Trapani secondo voi ha staccato il biglietto per l'accesso diretto in Serie B? La vedo dura con questo Lecce. No, abbiamo detto prima, secondo no? me no, perché oltre allo scontro diretto che avrà contro il Sud Tirol, poi... nessuno è tranquillo in questo momento, perché ogni gara nasconde delle insidie, ogni gara ha una storia a sé, e lo abbiamo notato proprio che all'indomani della vittoria di Lecce il Trapani ha incontrato il Portogruaro in casa e non è riuscito a vincere, quindi le insidie sono dietro l'angolo. Allora, ci scrive questo utente con un nick particolare, Tesoro uno di noi ci scrive e dice: mister Renna, secondo lei è giusto comportarsi come fa Toma? Mi riferisco alla famosa frase: vinceremo tutte le partite, le altre l'ultima la lasciamo per perderla. Non è nocivo questo tipo di atteggiamento per l'ambiente e per la squadra? Domanda interessante questa. Sì, io conosco molto bene Antonio Toma, abbiamo lavorato insieme nel settore giovanile, abbiamo giocato insieme sia a Maglie che a Nardò, quindi conosco da tanti anni. Ma Toma è questo. Non lo fa, è così. È così, forse magari si può rimproverare qualche eccesso, qualche parola di troppo, ma è nella sua indole, nel suo modo di essere, e non possiamo certamente cambiarlo ora. Tu, da tifoso, che ti senti dire... un allenatore, ne vinciamo tutte, poi in realtà se vediamo non è riuscito a vincerle tutte, no? Ci siamo già fermati al primo ostacolo. Sono delle dichiarazioni pesanti, infatti adesso sono andati in senso stampa anche per questo, non fare altre dichiarazioni a danneggiare, credo, ulteriormente la situazione. Ma sei pro o contro Toma? No, Toma ha dimostrato di essere un buonissimo allenatore, forse un po' pensava di vincerle tutte come con la Beretti, forse si aspettava di essere un compito un po' più semplice, forse. Dicevo che nelle intenzioni, probabilmente facendo quelle dichiarazioni, era quello di stimolare quanto più possibile il gruppo di giocatori che in quel momento viveva una situazione di difficoltà. Quindi le sue parole penso che alla base avessero questo desiderio di pungolare e stimolare il gruppo. Che poi possano essere state eccessive, questo è un altro discorso, però io credo che avesse questa intenzione. Forse sono apparse troppo spavalde. E magari le sta pagando adesso un forse. Po' più di equilibrio, però c'erano tutte le premesse, perché le prime due partite erano abbastanza facili, si poteva partire e creare quell'entusiasmo che si era un po' assopito nella parte finale del lavoro svolto da Lerda. Allora, stanno arrivando altri messaggi. C'è Gir che scrive: Renna, lei ha allenato per molti anni nel settore giovanile del Lecce. Sì, solo 13. Quindi insomma, no? Qualcuno dei suoi ragazzi è esploso nel calcio che conta? Beh 13 diciamo, anni ne avrà viste, no? Diciamo, di cotte e di crude. Valeri Bogino, fai vari Vucinic che sono allenati, voglio dire, fanno parte del gota del calcio italiano. Però mi preme anche sottolineare i ragazzi che si stanno affacciando adesso, perché la maggior parte, anche Vari Legittimo, tutti gli altri ragazzi che sono passati da noi, tutti quelli che io li ho avuti tutti quanti. Però ad esempio adesso ho molto piacere nel vedere ragazzi che fino a 2 anni fa avevo io, come ad esempio Cedric Calombo, sì. Come Tundo, come Todisco, come Bleve,
tutti i ragazzi che delle grandi qualità, che hanno dato anche grandi soddisfazioni, e questo vorrei sottolineare il grande lavoro svolto in questi, negli ultimi anni. Adesso non potrei giudicare, non conoscendo le persone che adesso lavorano, il grande lavoro svolto dal direttore Alberti, che ha avuto grande pazienza e grande professionalità. Che è ad Ancona, mi sembra, che forse, Ancona, no? Sì, giusto. C'è Pinuccio Migli, che lo salutiamo, l'avvocato che ci segue sempre. Non li voglio sentire più, odio i paroloni detti finora da parte di tutti. Noi tifosi siamo stanchi, saremo sempre sugli spalti, ma non abbiamo più spazio per sopportare l'insopportabile. Beh, ha espresso insomma lo stato d'animo dei tifosi giallorossi con questo messaggio Pinuccio Migli, no? Anche perché poi tutti dicono in conferenza stampa, i giocatori ripetono sempre le stesse cose, è meglio farli allenare e lasciamoli stare. E questo penso che sia il messaggio più importante da sottolineare in questo momento. Basta parole, si lavora e si va in campo per cercare di ottenere il massimo, perché il tempo delle parole è finito. Allora, Van Gaal ci scrive, non è il mister più amato da mezza Europa, però ci scrive, sempre rivolto a mister Renna: è vero che quando sei andato via dal settore giovanile hai detto che per allenare le giovanili del Lecce bisogna avere le amicizie giuste? Inoltre volevo chiederti chi è stato il responsabile di settore con cui hai lavorato bene, Dimitri, Minguzzi, Alberti, e chi tra i suoi colleghi del vivaio hai avuto modo di apprezzare in questi anni? Beh, già che uno dice... Evidentemente è molto ferrato nell'argomento. Sì. Io ho lavorato dal 99 nel settore giovanile del Lecce. E non per l'amicizia giusta. No. Perché è bravo lei. Sicuramente... non ero un allenatore facile con il quale andare tranquillamente d'accordo. La prima domanda era... La prima domanda era se per allenare i giovanili del Lecce bisogna avere le amicizie giuste. No, e poi chi... Vabbè, poi credo che, rispondiamo credo agli altri, che questo sia un... Ognuno, logicamente, quando si insedia in un ambiente, cerca di portarsi le persone più vicine e sulle quali ha fiducia. Di conseguenza, se la nuova proprietà non ha ritenuto opportuno di mantenere alcune figure professionali, è evidente che non aveva fiducia. E questo, c'è anche il discorso che dicono di ridimensionamento, purtroppo, per la categoria, che forse in Serie B è diverso, Serie B Serie A è diverso. Sì, ma queste sono state decisioni fatte ai tempi, quindi sulle quali è inutile rimvangare o creare dissapori. Ognuno, purtroppo, a me è dispiaciuto molto andare via dal settore giovanile del Lecce, anche perché nelle ultime stagioni avevamo ottenuto dei grandissimi risultati. L'anno scorso la squadra dei giovanissimi nazionali era riuscita a vincere il campionato difficilissimo con tutti i ragazzi salentini, la squadra del 97, sfiorando le Final Eight soltanto nella partita contro l'Empoli agli ottavi di finale. Parliamo di campionati, contro l'Empoli, difficoltosi, uno dei settori giovanili più importanti d'Italia. E siamo riusciti a comportarci molto bene, non a caso 5 ragazzi del nostro settore giovanile, della mia squadra, furono convocati in nazionale per lo stage nel periodo natalizio. Questo è stato sicuramente un buon lavoro, abbiamo lavorato molto bene, e questo lo ripeto ancora una volta per la grande professionalità e la grande conoscenza del proprio mestiere del signor Roberto Alberti, che per 3 anni ha fatto un grandissimo lavoro. Quindi hai già risposto alla seconda domanda, perché il responsabile del settore con cui ho lavorato bene, Dimitri Minguzzi Alberti. Io non ho lavorato con Minguzzi perché per 2 anni io sono uscito dal settore giovanile del Lecce, quindi non lo conosco. E Dimitri che appartiene un po' al passato, che quindi rappresenta un po' quella che era il passato del Lecce, quando il factotum, diciamo, la persona più importante era il grandissimo conoscitore di calcio, che è Pantaleo Corvino,
che aveva anche la fortuna di in quel momento di avere una società che investiva molto sul settore giovanile e che gli ha permesso di poter portare a Lecce quanto di meglio ci fosse nel panorama giovanile calcistico. Chi tra i tuoi colleghi del vivaio hai avuto modo di apprezzare in questi anni? Beh, in questi anni abbiamo creato un grandissimo, c'era uno staff molto, molto importante, e non posso non citare i vari Primo Maragliulo e Claudio Luperto, con i quali avevamo stretto una grande amicizia, e non ultimo anche Raimondo Marino, con il quale siamo sempre molto in contatto ancora adesso. Che peraltro sta continuando ad allenare e a lavorare con l'Unione Sportiva Lecce, però c'è anche da dire che insomma Luca Renna non ha detto addio a Lecce, è soltanto un arrivederci. Nel mondo del calcio tutto può succedere, no? Diciamo così. Sì, diciamo che adesso sono gettato in un'avventura importantissima che mi ha fatto scoprire altri lati del calcio. Mi sono misurato con un campionato molto importante come quello della Lega Nazionale Dilettanti, con una squadra di grande prestigio, di grande blasone come il Nardò. Con grandi risultati, aggiungo io. Con grandi risultati, ma che purtroppo per vicende che preferisco non commentare mi ha costretto a dare le dimissioni dopo 7 mesi e mezzo di grandissimo lavoro e di grandi risultati. Ok, allora, c'è Salentino che scrive: a mio avviso c'è troppo allarmismo, nel senso, è vero la prestazione del Portogruaro è stata negativa, ma io voglio essere fiducioso e ricordo che l'anno scorso il Trapani è stato primo dall'inizio fino all'ultima partita del campionato, dove pareggiando col Sud Tirol andò ai playoff. Beh, l'anno scorso il campionato del Trapani fu veramente qualcosa di tipo psycho, no? Cioè aveva non so quanti punti di vantaggio, li aveva totalmente bruciati, quindi fu rimontato. Non dovremmo preoccuparci forse di un punto di distanza dal Trapani, no? No, il problema non è il punto di distanza dal Trapani, il problema è cercare di ottenere quanti più punti possibile in queste partite. Poi quello che farà il Trapani ci interesserà fino a quando sarà necessario, perché dobbiamo noi pensare a vincere queste 6 partite e sperare che magari incontri qualche difficoltà il Trapani. Anche perché l'anno scorso, se andiamo a vedere pure in Serie A, la Juve fece lo scherzetto al Milan, no? Il sì. Milan era in avanti e fu rimontato pure lì. C'è troppo allarmismo? C'è un po' di allarmismo, forse un po' troppo anche, però il Trapani farà il suo campionato, noi faremo il nostro, cerchiamo di vincere tutte le partite che mancano, poi se il Trapani le vince pure tutte le partite, diciamo bravo al Trapani e giochiamo i playoff, l'unica cosa da fare è quella. Jesus ci scrive: caro Francesco, perché non invidi Pasquale Marzotta a spiegarci il 4-2-4 di Doma, visto che lo ha seguito dai tempi del Pisa? Grazie, un saluto a te e ai tuoi ospiti. Beh, Pasquale, come sappiamo, è il top player del giornalismo per quanto riguarda il settore giovanile, scrive con noi, è già venuto Pasquale in trasmissione, vedremo comunque di convocarlo però con Matteo Lauriola, il responsabile del settore giovanile, quindi in modo tale che possa esserci un dibattito anche tra loro due, no? Allora, Lecce 105, per mister Renna, cosa pensa di questo settore giovanile del Lecce? Perché l'anno scorso, pur stravincendo il campionato nazionale giovanissimi, se ne è parlato poco, mentre quest'anno tutti si riempiono la bocca di settore giovanile, nonostante il livello sia più basso, perché sono campionati per squadre di Lega Pro. Ma questo è sicuramente, c'è una vena polemica in questa, sì. E capisco anche per quale motivo, però sicuramente i campionati sono differenti, anche se quello dei giovanissimi nazionali diciamo che in realtà ricalca un po' le caratteristiche dello scorso anno, soltanto che è cambiato il girone, nel quale diciamo che ci sono soltanto alcune squadre che appartengono alla fascia alta. Mentre per quanto riguarda gli allievi diciamo che il campionato è completamente differente, quindi anche i rapporti e i riferimenti e i confronti rispetto ai campionati dello scorso anno non possono essere fatti. Prova ne è che la Beretti, che secondo me rappresenta il fiore all'occhiello in questo momento del settore giovanile, certo. È anche vero che disputa un campionato soft.
che non ha assolutamente nulla a che vedere con quello dell'anno scorso, che era il campionato Primavera. Primavera e Beretti, insomma, un campionato. E la stessa cosa riguarda anche diverso. Gli allievi che non partecipano al campionato nazionale con le società di Serie A e Serie B, ma soltanto con quelle di Lega Pro. Quindi anche dal punto di vista della crescita, un conto è riuscire a poterti confrontare con squadre dei massimi livelli, un altro conto è confrontarti con squadre contro le quali è necessario per una squadra come Lecce essere sicuramente superiore. Mino ci scrive: direttore, buonasera a lei e ai suoi ospiti. Volevo chiedere al signor Matteo se secondo lui è possibile assimilare 32 schemi come se fosse acqua fresca. Da buon giocatore di dama immagino che 32 mosse le impari dopo un po', se non sei portato a o supportato. Beh, ci vuole tanto allenamento e tanto per imparare a prevedere 32 mosse. Per quanto riguarda gli schemi, sì, non è facile, penso, imparare 32 schemi in pochissimo tempo, ecco, perché bisogna vedere un po' come Toma all'opera dall'inizio del campionato, non a metà. Però evidentemente comunque è stato fatto un buon lavoro, infatti abbiamo fatto delle prestazioni importanti con il Lumezzane e con altre squadre, però forse c'è qualche difficoltà quando incontriamo delle squadre che si chiudono e che non è facile giocare il calcio di Toma, fatto tutto votato solo all'attacco, insomma. Agganciamoci a questo messaggio, perché comunque evidentemente ti conosce. Tu non so se hai 32 schemi per questo weekend bollente, sicuramente. Sì, ci saranno. Che cosa c'è questo sabato e questa domenica? Allora, sabato e domenica ci sarà all'Hotel Garden Inn di Lecce, sì. La gara nazionale, la 14ª gara nazionale di dama italiana. E parteciperanno tutti i più grandi giocatori d'Italia, ci sarà il campione olimpico che ha vinto la medaglia d'oro, e anche il vice campione olimpico e vari campioni italiani. Ci saranno veramente l'elite nazionale. Oltre a questo, però, voglio invitare tutti i leccesi e anche dalla provincia a partecipare al torneo che si svolgerà sabato pomeriggio dalle 3 per i ragazzi, quindi under 15, ma anche bambini. Certo. E poi invece domenica per gli adulti che si vuole cimentare per la prima volta o sono curiosi o pensano di essere bravi a partecipare al torneo dove verrà fatto un gruppo per i neofiti, ma oltre agli altri giocatori agonisti, e partecipare a questo evento. Non c'è neanche la partita del Lecce perché giochiamo di sabato. Certo, però c'è un problema. Chi per esempio non è a Lecce o è a casa, come deve fare? Perché vedrà, insomma, l'evento, ci sarà, comunque ci seguono da tutto il mondo. Grazie, quindi a Pianeta Lecce riusciremo a guardare l'evento da tutta Italia, da tutto il mondo. Live in diretta. In diretta, sì, sabato e domenica, attraverso le webcam messe a disposizione di Pianeta Lecce. Che andremo in diretta a streaming. Faccio un ringraziamento speciale per Pianeta Lecce. Grazie a voi che ci avete tenuto in considerazione. Siamo a tutti, quindi è un evento, insomma, decisamente importante il vostro, perché è patrocinato dalla Regione Puglia, dalla provincia, dal Comune di Lecce, quindi tanti sponsor che ci hanno supportato. Potremo essere seguiti, insomma, da tutta Italia, perché sì, sicuramente chi verrà in trasferta potrà far seguire, insomma, dai parenti o dagli amici, anche altri amici che non hanno potuto partecipare. Vediamo nel frattempo in sovraimpressione il Depilan con praticamente il patrocinio, come ti avevo detto in precedenza, no? Della Regione Puglia, della provincia, del comune. Poi c'è pure il CONI addirittura. Sì, il CONI, perché noi la Federazione Italiana Dama, la FID, è una disciplina associata al CONI, quindi fa parte del CONI, e il CONI quindi patrocina anche questa manifestazione. Devo dire anche che ci saranno premi per tutti quanti, quindi se venite, noi oltre a ci possiamo iscrivere pure io e Mister Renna volendo. sicuramente è un gioco di tattica questa, ma anche giusto per passare una giornata diversa, vi invito a venire all'Hotel Garden Inn. Perfetto, allora ritorniamo a parlare di Lecce, perché ci stanno surclassando di messaggi. Perfetto. E c'è Drop che ci scrive: mister, ci dica tre talenti puri che ha allenato nel Lecce.
e tre talenti del Lecce attuale, se ce ne sono. Allora, tre talenti che ha allenato. Beh, abbiamo detto Božinov, poi pur non essendo nelle mie squadre perché era leggermente più grande, però abbiamo potuto lavorare insieme a Pellè, sì, insieme a Vucinic. Però voglio dire, sono passati, se noi leggiamo le squadre di Serie A, la maggior parte Ledesma che sta Ledesma, dominando, cioè, no, a centrocampo. Ragazzi, anche lo stesso Morleo era Morleo a Bologna, è vero. Cioè, in pratica diciamo che Ciccio Esposito, che ha avuto un suo grande possibilità, Camisa. Che ha fatto bene, sì. E questi tutti l'hanno inviata dei 86-85, che pur ottenendo dei buoni risultati, non dimentichiamo che gli 85 hanno anche disputato la finale del campionato nazionale allievi contro l'Atalanta, e non dimentichiamoci gli scudetti vinti. Insomma. Giorgino a Taranto, che insomma era un bel centrocampista pure, no? Sì, ma ce n'erano parecchi e molti... Rosati. Sì, sono stati in primavera, però diciamo che attualmente io sono convinto che le grandi, in questo momento la nidiata del 90, del 95 e qualche elemento del 96 sicuramente è stato, può dare qualche soddisfazione, non a caso Cedric Calombo. Di Mariano, ci dice Matteo. 96, sì. Che aveva avuto un inizio fantastico, diciamo, poi dopo pian piano si è un po' perso. Però dei ragazzi che sono alle spalle, Marco Bleve, il portiere, diciamo che sono ragazzi ai quali si potrebbe aprire una buona scenario, carriera. Però certo, bisogna aspettare, perché un conto è lavorare e giocare nel settore giovanile, un altro conto è affacciarsi alle platee importanti nei quali, a fianco alle doti, alle qualità tecniche, tattiche e fisiche, devi anche avere una grande personalità, una grande, un grande, dal punto di vista proprio mentale, devi essere molto preparato. E deve essere anche brava la società, con i dirigenti e con i tecnici, a ovattarli e non farli, insomma, sì, perdere la testa facilmente, no? Sì, però tante volte il fatto di poterli troppo curare, troppo accudire, questo potrebbe essere anche controproducente, perché il ragazzo deve essere buttato, gettato. Io ti faccio un esempio di un ragazzo di quest'anno che io nel settore giovanile del Lecce non ha voluto riconfermare e che un po' si stava perdendo. Io l'ho portato a Nardò perché credevo molto in lui, si chiama Davide Di Fino, anche lui 95. C'è. E quest'anno ha disputato un grandissimo campionato in una realtà molto difficile, che sicuramente rispetto ad un campionato Beretti o Primavera ti fa maturare molto più velocemente, perché un conto è fare settore giovanile, un altro conto è confrontarti con realtà importanti nei quali, oltre all'aspetto tecnico, è importante anche il confronto quotidiano con la tifoseria e certo, le partite in trasferta, che non sono partite facili da dover interpretare. Insomma, tutte quelle qualità che ti fanno diventare vero e proprio giocatore. Ok, allora, c'è una domanda, Mino ci dice: direttore, buonasera, lei e i suoi ospiti. Volevo chiedere, questo l'abbiamo letto, anzi, Alessio ci scrive: scusate, mi piacerebbe che il mister capisse che si deve giocare con tre centrocampisti, Giacomazzi, non riferito a Toma naturalmente, Giacomazzi, De Rosa e Memmusciai. Questo elemento è fondamentale. Guardate come ha giocato contro il Lumezzane, giocando a tre a centrocampo. È mai possibile che Toma non tenga conto di questa caratteristica? In effetti è un 4-3-3 che parte così di base, però poi da quello che ha detto Toma e da quello poi che si è visto in fase offensiva diventa un 4-2-4 con Memmusciai che va ad allinearsi alle tre punte. Infatti credo che sia stato in difficoltà Memmusciai a giocare, l'ho visto un po' in difficoltà nell'ultima partita a giocare sulla fascia, che non era, a saltare l'uomo non è proprio sono le sue caratteristiche. Lui è più un giocatore che riesce ad aprire il gioco e anche a recuperare palloni, quindi non è... Beh, diciamo che è un centrocampista. Sì, un centrocampista, non ci vogliamo inventare niente. Però evidentemente partiamo dal concetto base. Il concetto base è che il calcio di Toma è il 4-2-4. È inutile che vogliamo girarci intorno. Fin quando c'è la possibilità di poterlo utilizzare, di poter avere delle risposte concrete ed efficaci,
per il momento lo ha sempre proposto, fino a quando magari io non ho visto la partita contro il Lumezzane, ma le cronache parlano di un 4-3-3. E questo certo. un po' cambia le cose in tavola, nel senso che lui ha sempre lavorato, se no non si può parlare di 32 schemi, di 32 certo. Su questo sistema di gioco, tenendo presente che io vorrei puntualizzare una cosa. Nel calcio, siccome molte volte si parla troppo di sistemi di gioco, di tattica, di numeri. Nel calcio bisogna insegnare i principi sono 5 fondamentalmente in fase di possesso e 5 in fase di non possesso. Con tutti quanti i sistemi di gioco questi principi valgono sempre in fase di possesso e in fase di non possesso. Una volta questi dovrebbero segnarli nei settori giovanili e quindi arrivare ai palcoscenici importanti con la conoscenza di questi 5 principi. E che sono? Fase di possesso, scaglionamento, profondità. C'è da scrivere un libro. Bisogna. Allora, una volta conosciuti questi, che non sono soltanto dei principi, sono proprio dei codici di gioco. Ora, la facoltà, la possibilità di riuscire ad inserire in un sistema di gioco una variabile che può essere lo schema 32 sì. è una cosa importante che si può creare soltanto lavorando nel tempo, ma non confondiamoci perché alla fine poi dopo tutti gli schemi possibili e immaginabili hanno purtroppo una variabile non conosciuta che è l'avversario. Posso inventarmi qualsiasi cosa, l'unica cosa sicura è che sulle palle inattive io posso, non essendoci uno schieramento avversario, posso gestirmi soltanto le palle inattive da questo punto di vista e non sempre ti riescono. Allora, domenica scorsa l'impossibilità di poter giocare in un campo difficile certo. ti comincia a far perdere qualche certezza se sei abituato a giocare in un certo modo. Non per questo tu non puoi vincere la partita contro il Portogruaro. No, a parte quest'altro aspetto, che è un aspetto importante, indipendentemente da questo, nel calcio penso che siano fondamentali la conoscenza delle dinamiche all'interno dello spogliatoio, la conoscenza dei propri giocatori, la capacità di riuscire ad essere abbastanza abili e duttili nel riuscire a capire quando una determinata partita può essere sviluppata in un certo modo e quando non ci sono le condizioni sì. e quindi a parte i sistemi di gioco, quello che è importante in questo momento è riuscire a dare più una parvenza di squadra unita, concreta, che voglia ottenere un risultato, piuttosto che attaccarsi magari a qualche piccola, anche se comprensibile, giustificazione sulle difficoltà incontrate, perché poi dopo, anche leggendo qualche dichiarazione, noi non possiamo pensare che il Portogruaro giocando contro il Lecce debba fare, come ho sentito dire, un gioco tale da metterci nelle condizioni di poterli andare a pressare. Perché se io fossi stato l'allenatore del Portogruaro avrei fatto la stessa partita contro il Lecce. Cioè, se il Lecce ha 4 punti di riferimento offensivi che nel giro palla ti vengono a pressare e mi mettono in difficoltà con un campo difficile, io non giocherò mai la palla dietro. Giocherò sempre palla lunga per andare a giocare sulla certo. seconda palla ed avere quanti più giocatori vicino al rimbalzo della palla in modo tale da andarlo a conquistare io. Quindi un allenatore come Madonna sicuramente sa che se il Lecce ti viene a pressare alto, ti fa pressing alto, non ti metterà sempre in difficoltà. Quindi cosa farà un allenatore? Dirà ai suoi giocatori: giochiamo palla lunga. Perché? Perché buttando la palla lunga io evito i 4 giocatori certo. offensivi avversari che mi vengono a pressare. E penso che sia abbastanza. E quindi il Lecce e la nostra squadra deve sapere che le squadre avversarie non ci metteranno nelle condizioni di sviluppare il nostro gioco e quindi creare e organizzarci in modo tale che si possa sopperire a questa eventuale lacuna o mancanza. Allora, c'è Lorenz che ci scrive: buongiorno direttore, intanto complimenti per la trasmissione, volevo fare un'osservazione. Vabbè, questo è un po' più pittoresco, ragazzi, quindi prepariamoci. Tra l'ufficio presidente che vai a Sanremo, cuffaccia lu comizio, lu presidente che su 5 cose che dice, se contane, vabbè, il consiglio
Così se c'hanno citti non glielo dà nessuno, anziché mandare i giocatori, mandare loro lavori socialmente utili. Voi che ne dite, vabbè, simpatia questa cosa. Abbiamo insomma no, un presidente, un vicepresidente, diciamo così, eccentrici allo champagne, chiamiamoli così, no? Sì. Siamo passati dai Semeraro, che avevano una loro idea di comunicazione, ai Tesoro, che sono aperti a qualsiasi... Completamente diversi, sì. A te come ti piace? Ti piace così il presidente? Sicuramente un presidente che si fa sentire di più e che comunica di più con i tifosi è mi piace di più rispetto a un presidente che ha un profilo più basso e che non si fa mai sentire, non dialoga con la tifoseria, quindi sì, preferisco comunque Tesoro, anche se qualche uscita magari di a gamba tesa, no? Su qualche giocatore per partito, cioè sono la sensazione che a volte faccia delle dichiarazioni kamikaze, perché una volta è successo con Ferrari, ora domenica con Tomi si è aperto praticamente al pubblico dicendo che io sono stato chiaro, per me non potrebbe giocare. Forse bisognerebbe, no, filtrare un po' il presidente, o no? O lasciamolo andare così? Bah, io sono del parere che il presidente si può permettere qualsiasi cosa, essendo il presidente. Lui paga, giustamente, quindi è giusto che si lamenti. Allora, c'è Teo. Sera a tutti, grande Pene da Lecce. Volevo chiedere a Mister Renna se secondo lui Toma non si rende conto che deve aspettare tempi migliori con il 4-2-4. Intendo giocatori veramente portati a quel gioco e non a gente messa fuori ruolo. Un giocatore vive di punti di riferimento in campo se lo sposti in 3-4 posizioni diverse durante l'anno. Si va solo così in confusione, ognuno nel suo ruolo, non gente sacrificata. Beh, ci abbiamo lettori un po' troppo tecnici, no? Ci spiegano la grande... Ma è bello anche confrontarsi su questi temi, perché io credo che il Lecce, la squadra del Lecce, così com'è costituita, oltre ad avere grandissimi giocatori che hanno disputato campionati importantissimi, certo, perché sono tutti giocatori che non si possono vedere in questa categoria, ha i giocatori e gli elementi in grado di poter sviluppare quel sistema di gioco. Abbiamo esterni veloci, abbiamo attaccanti che sanno far gol, abbiamo attaccante alto, attaccanti rapidi, veloci, tecnici, giocatori trequartisti, quindi non quel sistema di gioco è un sistema di gioco che si può attuare. Il problema è riuscire ad avere i giusti equilibri, perché esistono due fasi, e non a caso, avendo anche un giocatore delle caratteristiche di Giacomo Mazzi, sì, non è facile, perché i due centrocampisti centrali sono oberati di un lavoro difficile, perché per poter supportare quattro elementi offensivi ai quali si richiede l'abilità nell'uno contro uno, nel creare, certo, le situazioni di entrata, come dice Toma, all'interno dell'area di rigore, bisogna avere anche dei giocatori all'interno del campo che sappiano svolgere, che possano lavorare molto dal punto di vista della fase di non possesso. Avanti Lecce ci scrive: la speranza è sempre l'ultima a morire, però secondo me con una squadra poco continua come il Lecce è molto difficile arrivare primi, sempre se il Trapani stecca. Con una gestione diversa di questo squadrone staremmo già in B. Saluti in studio. Lecce nel cuore ci scrive: Mister Renna, solo un nome che può sfondare nel calcio che conta dei giovanissimi dell'anno scorso. Dici solo un nome su chi punteresti un euro senza dei giovanissimi dello scorso anno? Sì. Su chi punteresti un euro? C'era qualcuno che non era... Beh, ci sono due giocatori che secondo me potrebbero avere grandi prospettive, che sono Samuele Parlati e Luigi Stefani. Ok, tu invece su questo Lecce chi punteresti? Su chi punteresti un euro? Parliamo del Lecce della prima squadra. Su un giocatore? Sì. Giacomo Mazzi, sulle ultime giornate, è stato credo il migliore, che ci ha fatto galleggiare contro il Portogruaro, un sì, leone. Però dei giovani su chi punteresti? Falco, Chirico, Calombo, Breve, insomma, sì, ne stiamo sfornando. Malcore è un po' caratteristiche diverse. Malcore è un po' particolare, no? Particolare, prima squadra. Sì, la testa forse ancora non è da giocatore grande. Però credo che abbia delle buone qualità anche Malcore. Io punterei comunque su Falco, che credo sia il miglior giovane che abbiamo adesso nella prima squadra. Ecco, un argomento che ha fatto discutere in molti è stato Malcore.
la partita di Coppa Italia contro il Latina è stata, vabbè, a mio parere l'espulsione è stata pure eccessiva, ci poteva andare tranquillamente un cartellino giallo, però la gente dice si sovravaluta troppo forse Malcore, lasciamolo crescere con la Beretti, poi si vedrà se è da prima squadra. Sì. In linea, lasciamolo crescere, qui bisogna essere già giocatori, cioè intendiamoci, un 93 deve essere già a 20 anni, devi già giocare, crescere, ma fino a un certo punto, voglio dire, le occasioni bisogna saperle sfruttare, bisogna essere talmente maturi da riuscire ad imporsi. In questo momento probabilmente ancora qualche piccola lacuna esiste, perché un 93, c'è Calombo che è un 95, quindi 93 sono già due anni di differenza, con già qualche campionato alle spalle, non dimentichiamoci che Malcore ha già disputato un campionato, mi pare, a Gallipoli, e sì, quindi è stato poi richiamato perché, essendo 93, all'inizio era stato mandato a giocare in categorie inferiori, ha fatto bene, è stato richiamato, quindi diciamo che il ragazzo ha grandi qualità dal punto di vista tecnico. Gli manca ancora quel qualcosa per riuscire ad operare quel salto che poi ti fa diventare giocatore di... Però non è neanche facile, perché davanti hai giocatori che hanno fatto la Serie A, e quindi non è facile riuscire ad imporsi, perché giocatori del calibro di Foti, di Geda, di Pia, ragazzi, stiamo parlando di Chavanton, stiamo parlando di giocatori che hanno... gli può servire quest'anno per continuare a crescere, ma io non credo che ancora un ragazzo del 93 debba giocare ancora in Beretti, cioè bisognerebbe andare a giocare, se proprio non si riesce a farlo nella propria squadra, andare a giocare, a fare campionati importanti, a conquistarti il posto, perché giocare in Beretti è anche abbastanza riduttivo, cioè non ci anche sono margini di miglioramento. Falco e Chirigola, al netto di Lega Pro, si vede comunque in campo, no? Chirigola l'anno scorso con Lanciano, che peraltro poi ha vinto il campionato, ma anche Falco col Pavia, insomma, sì, poi te li ritrovi, non no? Dimentichiamoci che Chirico è stato... alla fine era andato via, è stato a Casarano con sempre Mister Toma, e fu richiamato dal signor Alberti, perché in pratica era stato perso. Quindi è un ragazzo dalle grandi, grandi qualità, e non a caso questi ragazzi sono nel giro della nazionale, e quindi rappresentano nel sistema, nell'impianto di gioco del Lecce col 4-2-4 quello che si richiede agli esterni offensivi, cioè grande rapidità, facilità del duello individuale, capacità di sterzare, di calciare, di crossare, sono tutte doti che questi due giocatori hanno innate nel proprio bagaglio tecnico. Allora, siamo brevi perché dobbiamo chiudere, leggiamo gli ultimi tre messaggi che sono arrivati e poi leggiamo i messaggi che sono arrivati da Facebook, perché come sapete Pianeta Lecce ha anche social, Facebook e Twitter, sempre attivi sul nostro portale. Allora, c'è Salvo che scrive: secondo me manca l'umiltà e la voglia di vincere giocando a calcio, sono diventati troppo attori i giocatori. Poi c'è Lorenz che scrive: una domanda per Mister Renna, che cosa dipende la non continuità di prestazione? Com'è che il Lecce alterna buone prestazioni a pessime prestazioni? Dove si deve lavorare? Se fosse così facile si riuscirebbe a trovare la ricetta giusta. Il problema è che tante volte l'interpretazione delle gare può variare in base a tanti fattori che devono essere tutti quanti nello stesso momento presi in considerazione, e non credo che sia neanche un discorso di voglia, concentrazione. Tutti quanti sanno l'importanza che in questo momento ha riuscire ad essere a vincere queste partite importanti per il futuro poi ci sono giocatori professionisti che sono tanti anni che calcano i massimi campionati nazionali, quindi da questo punto di vista io non credo che sia una questione di concentrazione. È che magari non tutte le partite possono essere interpretate al modo, e magari ci possono essere delle lacune di natura tattica, di natura temperamentale, però non è facile nelle prestazioni riuscire a trovare una causa scatenante. Ce ne possono essere con cause, e molte possono essere le variabili sulle quali dover lavorare, non ultima anche una certa, dal punto di vista anche psicologico, una certa paura nel riuscire a conseguire dei risultati che in questo momento sono importantissimi e vitali per andare avanti
finire questo campionato come era nelle intenzioni ad inizio campionato. Maglia 90, buonasera Francesco, cosa pensate di questa sosta? Speriamo che con questo mini ritiro dopo Pavia possiamo recuperare una forma fisica per il rush finale. Un saluto in particolare a Mister Renna. Beh, Matteo, dopo questa sosta servirà dopo la partita col Pavia? Bisogna prima giocare la partita col Pavia e vincerla, poi speriamo che serva la sosta per ripartire, anche ci sarà un scontro importante sul Tirol Trapani, quindi dobbiamo anche stare a guardare, insomma, a vedere come va a finire. Dopo la partita con il Pavia, un allenatore di calcio cosa dovrebbe fare? Cosa dovrebbe anche dire ai suoi ragazzi? Cioè, fare un mini ritiro, ritornare? No. Perché si parla comunque, dovrebbe essere tra la sosta forzata e la sosta di Pasqua, e Lecce starà fermo un bel po', una ventina di giorni. Sì, intanto ci sarà la possibilità di recuperare qualche infortunato, quindi di fare un lavoro specifico su ragazzi che hanno necessità di acquisire condizione, qualcun altro che magari deve scontare qualche turno di vita. Insomma, diciamo che i lavori, avendo a disposizione un po' di tempo, possono essere tanti, ma io non sottovaluterei l'aspetto fondamentale, che può essere quello di riuscire a vincere la partita prima della sosta. Questo è fondamentale, perché certo, in caso differente potrebbero esserci delle ripercussioni. Poi dal punto di vista fisico-atletico non si possono fare grandissimi lavori se non di mantenimento, visto che ormai volge al termine la stagione, quindi mancherebbe alla fine soltanto 5 partite subito dopo, e quindi è impossibile riuscire a fare lavori in questa parte di stagione che abbiano una valenza soprattutto di incremento della condizione. Forse è meglio approfondire i 32 schemi in questa sosta. Sì. Allora, Gianluca De Vergori, sotto shock, ci siamo giocati la B, che delusione. Poi c'è Federico Grasso che ci chiede una percentuale per la promozione diretta, tu hai risposto 50%, mister 60%. Poi c'è Raffaele Calò che ci scrive da Facebook: penso che se una gestione societaria forte che incida sui giocatori possa ancora portare la promozione diretta alla squadra, cosa ne pensate? Una società forte ci vorrebbe? La società forte c'è, il problema non è... Io non perché questo è un discorso molto difficile, ma lo pago, cioè vorrei proprio parlarne per esperienza diretta. Io vengo da una realtà nella quale la società non esisteva. Sì. E questo cosa vuol dire? Che doveva andare tutto quanto allo scatafascio, invece no. Non è stato così, quindi non sono gli assetti societari o le problematiche di carattere societario che possano influenzare le prestazioni. Sì, fino ad un certo punto, anche tutta letteratura soprattutto, anzi chiacchiericcio, perché quando entri in campo non pensi alla società, non pensi ai soldi, puoi farlo poco prima, ma quando entri dentro, se non hai grandi motivazioni, grande determinazione e se ami il calcio, è impossibile riuscire ad andare con un atteggiamento remissivo. Perciò io credo che dal punto di vista societario non ci sono i presupposti per considerarlo come una problematica questa. Ok, allora l'ultimo: se con questi giocatori non andiamo in B, tesoro, abbandoneranno la nave? Infine un'altra domanda: ma il 4-2-4 non le sembra un modulo un po' troppo dispendioso? Un 3-5-2 non sarebbe la cosa migliore? Buona giornata. Beh, non abbiamo, per la prima domanda rispondo io, non abbiamo la palla di cristallo, no? Per leggere il futuro e capire se poi tesoro faranno le valigie o meno. A noi non ci risulta, poi chi vivrà vedrà, però per questa più tecnica... Certo, sarebbe un bel trauma. Un bel trauma, però... Tornando alla parte, all'aspetto tecnico, il 4-2-4 non è un po' troppo dispendioso? Non sarebbe meglio un 3-5-2? A dire a Toma. No, veramente il passaggio più semplice sarebbe ad un 4-4-2 un po' più meno offensivo, perché passare da una 4 ad una 3 non è facile, cioè in senso 4 difensori è un conto, 3 difensori è un altro. Basta esperimenti. No, cioè, può succedere che in corso d'opera, se viene espulso un giocatore, tu debba cambiare qualcosa sull'assetto, sì, ma questo dipende anche da che genere di partita vuoi terminare, che genere di partita si sta sviluppando sul terreno di gioco, se devi vincere o non devi vincere. Cioè,
di quello dipende dalle situazioni di gioco che un allenatore deve valutare. Però il passaggio da un 4-4-2 a un 3-5, da un 4-2-4 ad un 3-5-2 mi sembra abbastanza fantasioso. Certo. Bene, allora noi chiudiamo qui la nostra trasmissione. Io ringrazio Luca Renna per essere stato qui con grazie noi, è stato un piacere, piacere mio. Ascoltarla nel parlare insomma di calcio, veramente complimenti e in bocca al lupo per la sua carriera che per sua scelta si è fermata, perché il Nardò stava andando alla grande e l'ha lasciato alla grande. Poi giustamente nel mondo del calcio tutti stanno vivendo le crisi, le società stanno vivendo le crisi, però c'è un limite a tutto, un professionista deve fare anche delle scelte e sono sicuro che Luca Renna, con il grande lavoro che ha fatto Nardò, poi se lo ritroverà in futuro magari in una nuova società, magari più forte a livello economico. Grazie, grazie, ci vediamo per le prossime con piacere, puntate. Con grande piacere. E poi mi raccomando, perché ci sarà un weekend di fuoco, non solo nel calcio, ma anche nella dama. Tutto ma, dama, tutto dama. Tutto dama, Matteo, mi raccomando, Matteo sì. Dell'Erba, il vicepresidente dell'SD Dama Lecce, in diretta su Pianeta Lecce, però chi si vuole scatenare può andare direttamente all'Hilton Garden, perché che cosa c'è? La gara nazionale Città di Lecce. Voglio dire una cosa, per chi vuole informazioni basta andare su Facebook, cercare Dama Lecce, ci siamo, per avere altre informazioni sul torneo per chi vuole partecipare. Perché risponderete tranquillamente, sì, a rispondiamo tutti? Rispondiamo a tutti quanti, sì, il presidente risponde, io sono il vicepresidente risponde volentieri a tutte le domande e informazioni sul torneo. Come siamo messi? Bene. Il Lecce com'è messo? Speriamo bene. Ci abbiamo già qualche schema, Matteo? Non vuoi anticipare niente? No, non voglio anticipare niente, però sarà una bella lotta, insomma. Va speriamo bene di vincere. Forza Lecce, mi raccomando, anche nella dama. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Pianeta Lecce con altri grandissimi ospiti. Un abbraccio, alla prossima. Restate online perché poi tra poco ritroverete le dichiarazioni di Luca Renna sul primo piano di Pianeta Lecce. Alla prossima.